Coach Grove compie quest'anno 110 anni, quindi un'azienda da una lunghissima storia, azienda tedesca nata in Foresta Nera e da oramai quasi 80 anni si è sempre interessata all'ambiente bagno e di conseguenza a trovare soluzioni nuove per il bagno. Proprio in pillole, con una frase, un riassunto stretto, possiamo dire che la nostra azienda in questi 100 anni ha realizzato circa 2000 brevetti per il bagno e buona parte dei prodotti che oggi si trovano in qualsiasi ambiente bagno, che sia prodotti nostri o prodotti di concorrenti, sono idee che nascono all'interno dell'Hansgrohe. Il mercato di riferimento fino a 15 anni fa era il mercato sostanzialmente europeo, oggi con la globalizzazione siamo presenti in tutti i continenti con più di 45 filiali in giro per il mondo. Noi operiamo con due marchi, il marchio Hansgrohe, che è il primo brand, e all'interno del marchio Hansgrohe da circa 15 anni è nato un secondo marchio, Axor, un marchio con il quale collaboriamo con i designer più importanti al mondo e dove realizziamo delle collezioni di rubinetteria e accessori di alto livello e molto personalizzate e legate a quelle che sono le esperienze di questi designer. La mission dell'azienda è quella di cercare di assurgere al ruolo sempre più importante a livello globale e quindi di competere sempre più ad armi pari con i grandi big player che operano nel mondo, nel settore dell'arredamento bagno, sempre con molta attenzione a quello che è il risparmio energetico, il risparmio idrico, il rispetto per l'ambiente e soprattutto cercare di operare e di produrre secondo criteri che siano in linea con quelle che sono le esigenze attuali, oggi direi anche abbastanza di moda, ma per noi sono sempre stati dei punti fermi, quelli di cercare di avere un minimo impatto ambientale e realizzare prodotti secondo certi criteri. Grande quantità di investimenti in ricerca e sviluppo, un brand costruito anno dopo anno e rafforzato sempre più in maniera importante, per cui oggi rappresentiamo certamente per una buona parte di mercati un riferimento che poi anche molti altri concorrenti obiettivamente rincorrono o comunque cercano di emulare, perché la nostra forza è sempre stata quella di inserire sul mercato idee nuove, prodotti nuovi e spesso anche rivoluzionari. Progetti per il futuro, quello, come dicevo prima, di avere un ruolo sempre più importante in tutti i paesi del mondo, compreso l'Italia, che rappresenta un mercato importante soprattutto per quello che riguarda il gusto, per quello che riguarda il design. Oggi il mercato italiano non è più certamente, da un punto di vista di numeri, uno dei mercati più importanti al mondo, ce ne sono di enormi esplosi negli ultimi anni, però è un mercato importantissimo per il gusto degli italiani, un prodotto che in Italia è un prodotto che funziona, un prodotto gradito dal pubblico, ha buone, buonissime possibilità di diventare un prodotto di successo in tutto il mondo.